Buongiorno cari fratelli, questo video lo faccio per ispirazione, specialmente per le pecorelle di Primo Latte che si ritrovano in quella situazione, come è capitato pure a noi, di voler cercare la verità, di voler conoscere la parola e non sapere da dove iniziare. Faccio presente che la parola di Dio è un dono per noi. È un dono ed è per noi, perché tramite essa noi abbiamo la conoscenza stessa di Dio e comprendiamo tante cose che il mondo ci fa vivere solo di quello che è materiale. Invece questo grande libro ci spiega l'immensità di un amore grande, di un Dio grande, e tutto il nostro legarci al Dio creatore, perché ognuno di noi, secondo me, deve cerca le sue origini, da dove viene, perché siamo in questo mondo, chi sono, chi mi ha chiamato, perché sto vivendo questa vita. Arrivi a un certo punto che inizi a farti delle domande. Esiste Dio? E dove si trova? Se esiste, come lo trovo? E il Signore ha fatto un ponte con noi, ci ha donato la parola. E questa parola non è difficile da conoscere. Assolutamente no. Non per forza dobbiamo avere una persona che ci insegni la Bibbia. La Bibbia la possiamo scrutare, conoscere anche da noi. Vediamo che è formata da tanti versetti, da tanti capitoli, ma è così perfetta, così integra, così vera, che vedremo che ogni versetto non è a sé. Ogni versetto si lega ad altri versetti. È come, vedete qua, è come un puzzle. Se io voglio vedere la verità di un versetto, lo scoprirò in altri capitoli e in altri versetti. Cioè, sono versetti che si ricollegano tra di loro, si uniscono e ci fanno comprendere il senso del versetto stesso. E quindi noi andiamo a mettere tutto al suo posto. Non troveremo mai un versetto che si contraddice con un altro versetto. Quando nell'ipotesi uno pensa di aver trovato una contraddizione, fermiamoci, perché in realtà c'è un versetto che fa da ponte e riconduce al senso del contesto e della situazione che vuole identificare quel versetto. Perché questo? Perché la parola di Dio è vera, perché la parola di Dio non è nascosta. Se uno ama e la cerca, la troverà. Quando noi andiamo alla parola, possiamo affrontare e conoscere tutto di quello che il Signore ci vuole far conoscere. Basta che noi chiediamo al Signore: Signore, mostrami la verità. Togli il velo e mostrami la verità. E noi vedremo che il Signore ascolta, che il Signore ha desiderio di mostrare la verità, ma noi dobbiamo solo cercarla e
dove si cerca la parola di Dio? Dove si cerca la verità? Se non nella stessa bussola, se non nella stessa dono che Dio ci ha dato. La Bibbia è un dono, non dobbiamo dimenticarlo. È un dono. Questo dono è per noi, non è contro di noi. E dico a coloro che a volte dicono: ma la parola dice questo, ma il mio pastore, il prete, la chiesa fa tutt'altro. Alte. Non preoccupatevi di ciò, perché siamo tutti umani. E nel senso che loro possono essere stati tratti in errore. Quindi, per questo io dico, innanzitutto per conoscere la verità, la vera religione, dobbiamo andare dove? Alla fonte. Come spiegarvelo? Se noi non conosciamo l'indirizzo, la strada da percorrere, come sappiamo? Come possiamo arrivare in un posto? Come possiamo sapere che la strada che stiamo per percorrere ci condurrà lì? Come posso sapere io che la vera religione, la vera comunità di Dio è quella o un'altra? Come posso io essere sicura di andare lì, ma non conosco le basi, la via, l'indirizzo. Io prima devo attingere a cosa? Alla parola. Devo vedere se loro, quella comunità, quel parlare è scritturale. Sta dentro la parola. Quando io cercavo il Signore, gli dicevo: Signore, Signore, mostrami qual è la vera tua chiesa, mostrami qual è la tua vera religione, dove devo andare? Io non conoscevo la parola, conoscevo solo il mio rapporto con il Signore e parlare con Lui. Ma passavano gli anni e non arrivava nessuna parola, nessuna risposta. E io facevo. Un po' andavo in quella comunità, un po' ho cercato di capire cosa studiavano i testimoni di Geova, un po' gli evangelisti, un po' i cattolici. Cercavo Dio, la verità, come mi mancava, la cercavo, la volevo, la cercavo, ma non mi arrivava la risposta. Allora io ho cercato sempre di nutrire il rapporto con Dio. Un giorno, dopo aver constatato che la verità è una e unica, la nostra bussola del sapere, della conoscenza, di indirizzarci a ciò che è giusto è una, ho scoperto che non esiste una religione perfetta, esiste solo una perfetta parola. È lei che ci è stata donata. Ci è stata donata. È lei che ci indirizza. Non c'è nessun scandalo nel comprendere, e non dobbiamo essere scandalizzati o avere paura di essa perché ci può far confondere. No. Anzi, ci apre gli occhi, ci apre gli occhi. E quando scopriamo che c'è qualche cosa che non va, bisogna solo, cioè nel senso, apparteniamo a una comunità, abbiamo avuto una fede in qualche comunità, non sto qui a puntare il dito, nessuna chiesa. Perché sarà il Dio stesso a giudicare le chiese. Noi dobbiamo andare sempre alla fonte,
alla preghiera e dire: Signore, se io mi sono smarrita, se io vedo che ci sono certe cose che non operano nella conformità con la tua parola, mandami da coloro che stanno cercando di tutto per camminare nella tua parola, nella perfezione. Non basta avere nelle mani 2, 3, 4 versetti ed essere chiesa. Dobbiamo adempirla tutta. Chiedete al Signore di mostrarvi la verità, di mostrarvi se intorno a noi, intorno a voi, c'è qualche comunità vera, giusta davanti al Signore. Tutti zoppichiamo, però tutti nel cuore dobbiamo avere una parola che per me ha cambiato me stessa, ha cambiato il vedere delle cose, mi ha raddrizzata. Una parola che dovremmo amare tutti: ravvedimento. Se non camminiamo con ravvedimento, abbassando il nostro io perché vogliamo crescere davanti a Dio, non davanti agli altri, davanti a Dio, e dire: Signore, io voglio ravvedermi e fare le cose giuste che tu vuoi, io voglio ravvedermi e voglio capire se tu ami, sto facendo un esempio, se tu ami l'adorazione verso i santi, se tu ami l'adorazione verso la figura mariana, verso la Madonna, se tu ami e che io ti prego, io voglio ravvedermi e voglio capire cosa c'è nella tua parola. E Signore ci ravvede da tutto, ci fa capire tante cose, ma non è la sorella, è Dio stesso che ti dice: cerca la verità e la troverai. Spero che la parola stessa vi parli, perché vi parlerà, ma dovete aprire il cuore, dovete aprire quel cassetto e far entrare la parola ravvedimento. E dico a tutte le chiese cristiane che il Signore vuole ravvedimento. Se vi accorgete di camminare fuori binario, ravvedetevi nel nome di Gesù, perché è una sola parola e non si contraddice. Non costruite regole, cose fuori binario, fuori Bibbia. Se il Signore non ve l'ha permesso, non l'ha permesso anni e anni fa nessuno, non lo fate ora. Non introducete cose che non vengono dalla parola di Dio. Non introducete il falso, ma camminate nella luce. Se Dio non vuole, ci sarà un motivo. Se Dio vuole, camminate solo, esclusivamente in ciò che Dio vi dice, perché la parola stessa avvisa di tante cose. La parola stessa dice che le chiese saranno giudicate. E c'è un'opera che state compiendo nel nome del Signore, e se la state compiendo nel nome del Signore, camminate secondo la parola di Dio, non secondo la parola degli uomini. Amen. Gloria a Dio.